Sì, però. Sì.
test. Un cordiale saluto a tutti gli amanti della pallamano, campionato di Serie A1, pallamano donne, si gioca la nona giornata di andata al Pala San Nicolò, la gara tra il Teramo e il Brixen Südtirol, ovvero la formazione campione d'Italia in carica, 0 punti per le padroni di casa, sono 10 quelli della formazione del Brixen, che in settimana ha ottenuto una vittoria importante nel recupero contro Padova ed ha appaiato in classifica a Casalgrande. In testa c'è sempre il Pontigna, soprattutto dopo il big match vinto contro Salerno, campane che inseguono a 2 punti di ritardo insieme all'Erice. La classifica completa, poi c'è il Cassano Magnago, Ferrara e Prato a quota 8, Padova 5, Mezzocorona 3, Mestrino 2, chiude punto Teramo con 0 punti, gara importante, la seconda consecutiva in casa per la formazione abruzzese. Per quanto riguarda il Brixen invece si tratta della prima di 2 trasferte di fila, visto che nel prossimo turno, sabato 3 dicembre, ci sarà proprio la visita del Brixen alla squadra vice campione d'Italia, ovvero il Salerno. Squadra in campo ovviamente per questo incontro molto importante, maglia giallo evidenziatore, pantaloncini blu per la formazione di casa, completo azzurro per il Bressanone. Vi passo a leggere subito gli schieramenti, partendo dalla squadra ospite con il Bressanone in campo col numero 1 Bettina Gruber, numero 7 Esma Muratovic, numero 17 Giorgia Di Pietro, che ospite non è perché gioca col Brixen ma è teramana a tutti gli effetti, numero 19 Violetta Vegni, numero 20 Loredana Put, numero 22 Nelly Abischer, numero 25 il capitano Giada Babbo, numero 26 Francesca Luchin, numero 33 Sophie Hofer, numero 55 Sofia Katarina Kisenhofer, numero 69 Elisa Sozio, numero 77 Vicky Wicholer, numero 38 Marlis Rabanser, l'allenatore è Hubert Nessing. Per quanto riguarda il Teramo, in campo invece col numero 1 Selene Franceschini, numero 2 Agustina Mamet, numero 4 Lucrezia Di Giulio, numero 6 Laura Nora Chinnici, che a dispetto del numero di maglia è il portiere, numero 7 Maria Daniela Pallarie, capitano, che oggi torna in campo, numero 9 Francesca Di Prisco, numero 10 Chiara Canzio, numero 11 Fatou Sila, numero 13 Sara Macrone, numero 16 Martina Baldassarre, numero 18 Rebecca Capone, numero 19 Olga Lanfredi, numero 20 Arianna De Angelis, numero 21 Sara Bellu, numero 30 Dorra Shanderly e numero 33 Elisabeth Galletti, mentre ora c'è il gol, il primo della gara per il Teramo, proprio di Dorra Shanderly, che sabato scorso aveva abbandonato anzitempo il match contro Erice per un problema fisico, invece ora mette subito il timbro a questo match con la prima marcatura, la giocatrice tunisina, terzino centrale classe 2002, primo attacco ora anche delle campionesse d'Italia in carica, scudetto sul petto per la formazione allenata da Hubert Nessing, ovviamente l'allenatore del Teramo è Serafino Lebrecciosa, gli arbitri sono Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno di Roma, che oggi di fatto per gli amanti della palla a mano qui a Teramo c'è un doppio appuntamento,
con prima la gara femminile e poi quella maschile a seguire, e arbitri che dirigeranno anche il match a seguire, proprio Anastasio Zappaterreno, quello tra la Lions Teramo e la capolista del girone B di Serie 2 maschile, ovvero il Cingoli. Ha trovato la prima rete la formazione del Brixen. Dunque 1-1 il punteggio dopo un minuto e mezzo nel corso di questo primo tempo. Siamo ovviamente alle battute iniziali di questo incontro. Qualche difficoltà per il Bressanone, che in queste prime giornate di campionato ha avuto 5 vittorie e 3 sconfitte, di cui una in casa e due in esterna. Attacco da parte di Palarie. C'è il gol, ma ovviamente è arrivato il fischio arbitrale da prima della conclusione da parte della giocatrice e capitano con la maglia del Teramo. Ora c'è la seconda rete per la formazione teramana. Il ritorno in vantaggio, c'è subito il pareggio per il Bressanone firmato dalla giocatrice con la maglia numero 25, ovvero Giada Babbo. Prima rete personale per Giada Babbo. Pallone controllato ora dalla formazione teramana con Shanderly. A terra Dorra Shanderly, di fatto è scivolata probabilmente sul parquet, prova a rialzarsi. La settimana scorsa aveva un problema legato alla pallone per Palarie. Ora ancora Dorra Shanderly, fallo subito. E poi è ancora la formazione ospite che prova ad attaccare, si resta sul 2-2, passati i primi 3 minuti e mezzo del confronto. Palarie. Attacco la formazione biancorossa col tiro della argentina Agustina Mamet. La parata contropiede Bressanone con il tiro da parte di Giada Babbo. La parata da parte di Selene Franceschini. Recuperato il pallone in attacco comunque la squadra ospite con Elisa Sozio. Ora proprio Giada di Giorgia Di Pietro. Sozio. Poi c'è il fallo fischiato ai danni della difesa biancorossa con tiro di rigore per il Bressanone, che ha l'opportunità dunque di mettere il naso avanti per la prima volta in questo incontro. Tiro il gol da parte della numero 7 Muratovic, che è la migliore realizzatrice della squadra del Bressanone. Dall'altra parte il gol da parte di Sarabellu. E prima rete anche per Sarabellu. 3-3 il punteggio, trascorsi i primi 5 minuti nel corso della primo tempo, perfetta parità qui al Pala San Nicolò. Teramo che è partita bene, adesso ha risposto al primo vantaggio della squadra del Brixen su Tirol, che come detto ha avuto qualche difficoltà iniziale in questo avvio di stagione, ma che nella scorsa, mentre ora arriva il gol da parte della numero 20 Loredana Put, terzino sinistro classe 96 rumena, ma che viene da una stagione memorabile. Di fatto il Brixen su Tirol, che è capace di vincere
il titolo italiano, scudetto, e poi anche la Coppa Italia. Fatto Salerno è riuscita invece a imporsi nella Supercoppa. Pallarie, Brixen avanti 4-3, trascorsi i primi 6 minuti nel corso del primo tempo, ora il tiro con deviazione, in qualche modo riesce la parata all'estremo difensore delle Brixen e poi il pallone dall'altra parte col contropiede esiziale per Teramo e marcatura da parte della numero 19 Vegni. Prima marcatura per Violetta Vegni, pivot classe 2000. Ora c'è anche il cartellino giallo per Giorgia Di Pietro, prima sanzione disciplinare da parte dei due arbitri, la coppia capitolina Anastasio e Zappaterreno. Mamet Pallarie. Pallarie, Bellu, Chandarly, persa la palla in attacco, contropiede ancora di Brestanone con Di Pietro per Giada Babbo e va a segnare Giada Babbo, ancora una rete per lei, con Brestanone che ora prende 3 marcature di vantaggio, siamo sul 6-3, trascorsi i primi 7 minuti e 30 nel corso di questo primo tempo. D'altra parte il tiro da parte di Chiara Canzio e arriva il gol da parte di Chiara Canzio, un gol anche un po' rocambolesco perché inizialmente l'estremo difensore, ovvero la numero 26 del Brixen, Francesca Lucchin, era riuscita a neutralizzare la conclusione della giocatrice teramana, poi il pallone è comunque finito in porta. Quindi prima rete per Chiara Canzio e punteggio sul 6-4, meno 2 Teramo. Dall'altra parte subito il gol comunque da parte della numero 7 Esma Muratovic, seconda rete personale per la centrale montenegrina. Chandarly, pallone ai danni della giocatrice tunisina. Nella classifica marcatrici Muratovic è a quota 63 al terzo posto, dietro la giocatrice di Prato Iamu a quota 72 e l'atleta di Mezzocorona Gislin Berti che segue a quota 71. Abbiamo appunto Muratovic a 63, Furlanetto di Casalgrande a 61, Merchichi di Erice 58, Soglietti di Ferrara 51 e Vanessa Diogap Padova a quota 50. Ricordiamo sempre che Padova ha recuperato il match contro Brixen proprio in settimana e ne ha ancora 2 da recuperare di gare. Il prossimo 30 novembre, gara valevole per la settima giornata di andata sul campo del Salerno, e poi in casa il 7 dicembre, gara invece valevole per l'ottava giornata. Questo fine settimana invece il programma è completo, non ci sono né rinvii né posticipi. Mentre ora per un attimo ha recuperato palla Brestanone con la decisione arbitrale che invece ha favorito la difesa teramana. Diciamo, oltre a questa gara si stanno giocando in contemporaneo quasi Casano Magnago Mezzocorona, Salerno Mestrino, Erice Prato, Ferrara Pontinia e Casalgrande Padova. Dunque è la terza gara in una settimana per la squadra allenata da Nessing, mentre ora c'è il gol da parte di Daniela Pallarie che riporta Teramo a meno 2 sul 7-5, che abbiamo detto ha giocato contro Mestrino vincendo 35-22 in casa, sempre in casa successo nel recupero contro Padova 39-30, e adesso c'è questa gara che chiude questa settimana per Brestanone, che porterà comunque le giocatrici ospiti a giocare anche sul campo della vice campione Italia Salerno proprio nel prossimo turno di campionato. Si rinnoverà un po' il duello dell'anno scorso. Tiro di rigore intanto per Brestanone con Di Pietro, il tiro sul palo, prova a distendersi la squadra allenata da Serafina Brecciosa col tiro dall'ala da parte di Olga Lanfredi e va a segno la centrale classe 2001 dalla sinistra.
centrale ala sinistra classe 2001, Olga Lanfredi, meno 1 Teramo, 7-6. Teramo che viene da una brutta sconfitta, soprattutto più che altro per come è maturata contro Erice, che è squadra decisamente più forte rispetto all'organico biancorosso, ma che nel secondo tempo ha sfruttato a dovere tutti gli errori da parte della squadra teramana. Put va a segno intanto per la seconda volta e riporta Bressanone a più 2. Dall'altra parte parata da parte di Lukin. E poi dall'altra parte si gira, gran gol da parte della numero 19, Violetta Vegni, che sfrutta il fisico e sfrutta la proprio senso di posizione, ha ricevuto palla, si è girata e ha messo in gol da vero pivot, e lo fa ancora una volta e va a segnare ancora una volta. Ora break da parte del Bressanone, che sfrutta gli errori di attacco di Teramo e sta trovando la via della rete, due consecutive con Violetta Vegni. Massimo vantaggio per la squadra allenata da Hubert Nissing, 10-6, più 4 per il Brixen Südtirol. Palare. Chandarli. Pallò ai danni della giocatrice argentina Agustina Mamet. Palaria prova la conclusione, a segno. Va sempre verde Daniela Palarie, ricordiamolo, classe 74. Cambio operato dalla squadra teramana con Sara Bellu in una fase d'attacco e Francesca Di Prisco invece che agisce nella fase difensiva. Queste per il momento le scelte da parte di Serafino Labrecciosa. Teramo a meno 3, 10-7. Possiamo anche dire Brixen a più 3. In sostanza cambia poco. 13 minuti giocati, 17 ne mancano per chiudere il primo tempo. Chandarli, la conclusione, la buona parata con senso di posizione da parte di Francesca Lukin. Poi dall'altra parte fallo ai danni di Giada Babbo. Persa la palla dalla Brixen dall'altra parte, però errore anche in fase d'appoggio da parte di Teramo. Ora una serie di errori da una parte e dall'altra. Predica calma sia il tecnico Serafino Abbrecciosa da una parte che Hubert Nessing, che alza un po' la voce anche nei confronti delle proprie ragazze. Vuole evitare ovviamente questi errori gratuiti. Ora il tiro di Palari è respinto dal muro difensivo. Lancia il contropiede subito con una sorta di autorete, possiamo definirla così, perché nel tentativo di anticipare Giada Babbo, credo numero 2 Mamet ha toccato il pallone, eludendo anche l'uscita da parte di Selene Franceschini, che stava cercando di prendere il pallone. Dunque anche un'autorete in questo inizio di partita qui al Pala San Nicolò. Non stiamo facendo mancare nulla. Palaria dall'altra parte, ancora l'opposizione da parte di Lukin e poi Sozio, la conclusione, il gol da parte di Elisa Sozio, classe 2004, e c'è il time out richiesto da Serafino Labrecciosa, accordato dalla coppia arbitrale e puntualmente ripreso dalla telecamera di Marco Pedigoni. Più tranquilla adesso Hubert Nessing, invece siamo proprio vicini alla panchina teramana, è proprio sotto la nostra postazione. Sono le indicazioni da parte del tecnico Serafino Abbrecciosa nei confronti delle proprie ragazze. Ora Bressanone ha toccato il massimo vantaggio, siamo 12-7 più 5. Abbiamo parlato di Elsa Esma Muratovic come
nella classifica cannonieri. Le altre giocatrici a segno per Bressanone in questo avvio di stagione: 46 reti per Babbo, 32 per Vegni, 30 per Putt, 29 per Di Pietro, 20 per Ilber, 11 per Abischer, 5 per Vicoler, 3 Sozio, 1 a testa invece per Kisenhofer, Nodulfter, Schatzer e Rabanser. Per quanto riguarda Teramo abbiamo 11 reti Baldassarre, 13 Bello, 20 Canzio, 10 Capone, 23 Schanderli, 2 De Angelis, 3 Di Giulio, 15 Di Prisco, 12 Crese, 20 Lanfredi, 3 Macrone, 6 Mamet, 44 Pallarie, una rete per Isvoreanu che era in campo la scorsa settimana contro Erice. Messa in campo negli ultimi minuti, ha trovato anche la via della rete, giocatrice di chiare origini rumene. Schanderli, tiro provato da giocatrice tunisina Lanfredi, a girar palla seguendo le indicazioni da parte del tecnico Labrecciosa, arrivate dopo il time out, tiro da parte di Chiara Canzio, la parata e l'opposizione ancora da parte dell'estremo difensore del Bressanone. Dall'altra parte il tiro ancora sfruttando a dovere la posizione presa pivot Violetta Vegni, quarta rete personale per lei, tredicesima del Brixen che è avanti di 6 marcature. Pallarie, Schanderli, il tiro, il gol da parte di Dorra Schanderli, seconda rete personale, 13-8 il punteggio. D'altra parte la parata di Selena Franceschini sull'iniziativa da parte di Esma Muratovic. Fino a, ovviamente, al netto delle gare odierne, il miglior attacco del campionato è Pontigna con 248 reti segnate. Padova al momento è il peggiore attacco, ma ovviamente dobbiamo dire che la squadra veneta ha 2 gare in meno da disputare. Per quanto riguarda la difesa, la peggiore è quella di Teramo, 279 marcature, la migliore è quella di Salerno con 170. Diciamo che statistiche queste che dicono il vero sull'andamento del campionato, mentre ora va a segnare ancora Giada Babbo, rete numero 14 per il Brixen, più 6 per la squadra ospite, a 12 minuti e 40 dalla conclusione del primo tempo. Perché ovviamente il miglior attacco è della squadra attualmente prima in classifica, la miglior difesa è della squadra attualmente seconda in classifica, prima fino alla scorsa settimana. La peggior difesa della squadra attualmente, ovviamente, che stiamo seguendo, Teramo, che è all'ultimo posto in classifica, è ancora a secco di punti. Il peggior attacco è anche quello di Padova, come abbiamo detto, però qui c'è un distinguo da fare perché Padova ha 2 gare da recuperare, quindi difficilmente lo sarà ancora dopo aver recuperato questi 2 match. A segno intanto da giocatrice di casa, Giorgia Di Pietro. Passe 94, tiro fuori ora da parte di Daniela Pallarie, 15-8, massimo vantaggio da parte del Brixen che ha l'occasione di andare oltre con il pallone che è stato fatto carambolare da Olga Lanfredi sul corpo di una giocatrice del Brixen. Uno dei due arbitri non se n'era accorto, è intervenuto l'altro a mettere le cose a posto e concedendo la rimessa alla formazione teramana. Lanfredi, pallone per Schanderli, il tiro, il gol da parte di Dorra Schanderli. La marcatura da parte della giocatrice tunisina che fa arrivare quota 9 per Teramo. Abischer, Nelly Abischer, maglia numero 22. Vediamo in campo.
Muratovic proprio nelle Abisher. Put. Fallo ai danni di Violetta Vegni. Muratovic dall'ala per Giada Babbo, che non trova la via della conclusione. Per un attimo aver recuperato il pallone Olga Lanfredi, e poi dall'ala il tiro da parte di Esma Muratovic, forse non con la giusta cattiveria, ma bella parata da parte di Selene Franceschini, che chiude il muro e fa ripartire l'azione della squadra di casa a poco più di 10 minuti dalla conclusione del primo tempo. Più 6 Brixen Stuttirol ai danni di Teramo, 15-9 il punteggio. Canzio, Schanderli, Pallarie, fallo ai danni di Pallarie. Ricordiamo, per il momento una sola sanzione disciplinare, di fatto il cartellino giallo di qualche minuto fa per Giorgia Di Pietro. Ora la parata da parte di Lukin sul tiro da parte di Dora Schanderli, e poi c'è l'infrazione commessa in ripartenza da parte del Brixen, riconsegnata palla al Teramo, ancora Schanderli, il pallone per Agustina Mamet che finta il tiro, rischia di commettere infrazione, ma Teramo ancora in possesso. Col solito cambio ora tra Bellu e Di Prisco, ma resta lo spazio di qualche secondo davvero. Bellu in attacco, perché commette fallo in attacco la squadra teramana, e allora dall'altra parte già recupero per Brixen, che va ancora a segno con Violetta Vegni. Quinta rete personale per Violetta Vegni. 32 ne ha messi a segno prima di questo incontro. Punteggio 16-9, 8 minuti e 40 per chiudere il primo tempo. Mamet, il tiro, il gol da parte della numero 2 di casa, Agustina Mamet. Tra le terzino, classe 93, la risposta subito da parte di Giada Babbo. Ora ha invertito un po' le cose con Serafina Ambreciosa, con Dorra Schanderli che prende il posto di Francesca Di Prisco, e non Sara Bellu, che invece per il momento sta attuando entrambe le fasi, sia quella offensiva che quella difensiva. Seconda sanzione disciplinare dopo il giallo a Giorgia Di Pietro, arriva il giallo a Nelly Abisher. Palarie. Pallonetto in gol da parte di Sara Bellu, il secondo gol personale per il pivot classe 2002 in forza al Teramo. 17-11 il punteggio. La parata ora di Franceschini su Muratovic. Pinge la propria squadra dalla panchina con incitamenti. Tecnico Serafina Brecciosa, dall'altra parte c'è il gol da parte di Daniela Pallarie. Terza rete personale per Daniela Pallarie, meno 5, 12-17 il punteggio. E c'è il time out, questa volta richiesto e ottenuto dalla panchina del Brixen Stuttirol con il tecnico Hubert Nessing. Diciassette a 12 il punteggio, conduce sempre il Brixen, ma ovviamente il tecnico ospite non vuole cali di concentrazione e di tensione da parte delle proprie giocatrici, ed anche per questo motivo ha chiamato subito il time out. Noi con la telecamera di Marco Pedicone stiamo proprio sul tecnico delle Brixen, che cerca di caricare la propria squadra e comunque di limare quegli errori commessi soprattutto nell'ultima parte. Il Sannone che torna in campo adesso sfrutta per intero il proprio time out,
Serafino Breccioza. Possesso comunque a favore del Brixen per questi ultimi 6 minuti e 55 nel corso del primo tempo. Gol da parte di Giada Babbo che ha sorpreso un po' tutti. Le giocatrici di fatto stavano rientrando in campo, arbitri che convalidano la rete con il Brixen che sale a quota 18 e Giada Babbo che sale a quota 5 marcature personali. Così come Violetta Vegni, palla persa in attacco, sono tornate 6 le reti di vantaggio per il Brixen. Fallo ai danni di Nelly Abischer, quindi abbiamo visto in questa partita un'autorete, un gol quasi a gioco fermo, potremmo dire. E ora la grande esecuzione da parte della numero 20 Put, terza rete personale. Siamo quasi a gioco fermo, nel senso che ovviamente le squadre stanno rientrando in campo. Bressanone è stato più scaltro da questo punto di vista e ha trovato la via della rete con Giada Babbo che ha di fatto tirato a porta vuota, perché Selene Franceschini stava riprendendo il proprio posto tra i pali. Pallarie, tiro con il palo poi che carambola sul corpo di Francesca Luchin e la giocatrice del Bressanone che recupera il pallone. Ancora una parata intanto da parte di Selene Franceschini, porta e attiva il contropiede Dora Shandarli, fermata per un attimo ancora l'atleta tunisina a 4 minuti e 50 dalla conclusione del primo tempo. Pallarie, Mamet, Shandarli trova la via della rete, ma ancora prima c'è stato il fischio da parte del duo arbitrale. Shandarli, il tiro, il gol, bella esecuzione da parte dell'atleta tunisina che probabilmente il risultato non sarebbe cambiato, ma è mancata tanto nella parte finale del primo tempo e soprattutto nel secondo tempo la squadra teramana nella gara contro Erice di sabato scorso. Probabilmente il risultato non sarebbe cambiato, magari il passivo sì, perché Teramo poi nel secondo tempo ha fatto una grande fatica a trovare la via della rete dopo aver tenuto testa, ho provato a farlo nel primo tempo la forte squadra siciliana che non a caso occupa il secondo posto al pari di Salerno a 2 punti dalla capolista Pontigna. Ceschini recupera palla a Teramo, siamo agli ultimi 210 secondi del primo tempo. Pallarie, il tiro, la parata da parte di Luchin, ma c'è ancora il possesso in zona offensiva per la formazione teramana. Manfredi, Shandarli, tiro con la deviazione, non riesce più a recuperare la posizione Luchin, allora arriva il gol da parte di Shandarli, sta trovando reti con continuità. Dall'altra parte la rete ancora da parte della Put, Loredana Ligia Put, giocatrice diciamo rumena in forza al Brixen, che ora recupera palla con il lancio di Giorgia Di Pietro per Giada Babbo, in contropiede il tiro, il gol da parte di Giada Babbo, 21 a 14 più 7 per Brixen, che da un certo punto in poi del primo tempo si è attestato su questo vantaggio.
frutto anche di molti errori in attacco di Teramo e diversi contropiedi orchestrati dalla squadra allenata da Nessing. Fallo ai danni di Palarie. Sandarli, Palarie, per il momento due cartellini gialli nei confronti delle giocatrici nella fase difensiva del Brixen, Di Pietro e Abisher. Palarie il tiro deviato, riesce a evitare il tiro d'angolo la difesa ospite, che riparte per una nuova azione offensiva. Abisher, Di Pietro, Abisher, Di Pietro dentro, pallone, riesce a recuperare la difesa biancorossa per uno degli ultimi attacchi di questo primo tempo. Siamo entrati nell'ultimo minuto, 45 secondi per l'esattezza, per la sirena conclusiva della prima frazione che porterà le squadre a riposo. Ora c'è un'infrazione commessa dalla numero 22, Nelly Abisher. Chandarli, Palarie, non riesce a controllare Mamet in un primo momento, poi recupera ma commette comunque infrazione. Ultimi 15 secondi di primo tempo. Put, il pallone per Abisher. Dall'ala la conclusione da parte di Elisa Sozio e va a segnare la giocatrice con la maglia numero 69, e arriva anche il termine del primo tempo con il suono della sirena. Si va a riposo con il Brixen su Tirol avanti di 8 reti, 22 a 14 a favore della squadra ospite nei confronti di Teramo. E noi allora ci fermiamo un attimo, ci risentiamo per il secondo tempo della gara, sempre qui su Eleven Sports.
Secondo tempo della gara tra Teramo e Brixen su Tirol, giornata numero 9 del massimo campionato di pallamano donne. A riposo avanti la formazione ospite 22-14. Ricordiamo Bressanone per questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto ai vostri teleschermi, avanti della pallamano sulle frequenze di Eleven Sports. E completo blu per la squadra allenata da Hubert Nessing, maglia giallo evidenziatore, pallantaloncini blu invece per la squadra teramana. Sotto di otto reti, lamenta anche alcune assenze, un infortunio muscolare per Rebecca Capone, non sappiamo, crediamo di no, se verrà o meno utilizzata, anche stati influenzali anche per altre due giocatrici che sono in panchina, ma non vedremo se verranno meno rischiate. Perso il primo pallone d'attacco di questo secondo tempo il Brixen, ora il pallone per la formazione teramana con Mamet. Chandarli, il tiro, la rete da parte della giocatrice tunisina, siamo arrivati a quota 6 per la atleta nordafricana. 22-15 il punteggio, meno 7 con la parata ora da parte di Elisabeth Galletti, che per questo secondo tempo difenderà i pali della squadra biancorossa. Chandarli ancora, la finta, il tiro, il gol da parte di Dorra Chandarli. Settima rete personale, break di 2-0 da parte di Teramo in questo avvio di secondo tempo, passati quasi due minuti, con squadra di casa che accorcia il divario, ora è meno 6, 22-16 il punteggio. Con siamo focalizzati a vedere cosa stesse pensando più che altro Hubert Nessing, tecnico del Brixen, se aveva in mente di chiamare time out, così è stato nel corso del primo tempo quando Teramo aveva costruito un break di 2-0. Ora c'è la rete da parte di Muratovic che spezza questo parziale e fa segnare la prima rete di Brixen in secondo tempo. Dall'altra parte arriva la marcatura da parte anche di Olga Lanfredi, classe 2001, e poi il gol da parte anche di Giorgia Di Pietro. 24-17, 7 reti di vantaggio per la squadra del Brixen su Tirol, passati 2 minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo. Gol anche da parte di Daniela Pallari, ora si segna con grande continuità. Tre minuti ci siamo lasciati alle spalle, c'è il cambio in porta nella formazione del Brixen, fuori Francesca Lukin, dentro maglia numero 1, portiere classe 95, Bettina Gruber. Di Pietro, il tiro, il gol da parte di Giorgia Di Pietro, con grande classe la rete da parte della giocatrice, ricordiamolo ancora una volta, teramana. A tutti gli effetti, ora sono i due minuti combinati alla giocatrice di Brixen, ovvero la numero 20, Loredana Putt. Pallarie, pallone per scambiato con Agustina Mamet. Ora Palarie, Chandarli, Lanfredi, il tiro dall'ala, la parata da parte di Bettina Gruber, c'è il fallo. Allora il tiro di rigore a favore della formazione teramana, si incarica del tentativo di trasformazione Daniela Palarie. Tiro e il gol da parte di Daniela Palarie, quinta rete personale. 25-19 il punteggio, 6 reti di vantaggio per il Brixen su Tirol. Ora formazione ospite che gioca con tutte atlete di movimento, di fatto in panchina Bettina Gruber, al suo posto Nelly Abischer, soluzione ovviamente che verrà usata solamente nella fase offensiva.
E ora il gol da parte della numero 19, Vegni, che riporta la propria formazione a più 7. Mentre, se non intravediamo male, sugli spalti, menzione 2 minuti anche per Daniela Palarie. Inferiorità numerica dunque anche per Teramo. In questo momento entrambe le formazioni stanno giocando con una atleta in meno. C'è anche l'ex giocatrice biancorossa fino all'anno passato, pronto a Teramo, ovvero Valentina Terenziani, che è andata a giocare in Svezia. E ora c'è il gol da parte di Chiara Canzio. Seconda marcatura, 20-26 il punteggio, 24 minuti e 30 secondi. Colloquio ora tra Bettina Gruber e proprio tecnico Hubert Nessing. Recupera palla nel frattempo in difesa a Teramo, trascorsi 6 minuti nel corso del secondo tempo. Mamet, entra ancora per Chiara Canzio, seconda rete consecutiva per Chiara Canzio, riporta Teramo a meno 5. Chiara Canzio, che la settimana scorsa proprio contro Erice ha dato la fascia da capitano, ora ceduta di nuovo a Daniela Palarie. Dall'altra parte il gol di Giada Babbo, fascia da capitano per quanto riguarda il Brixen, che è per Giada Babbo vice, e Bettina Gruber, che in questo secondo tempo difende i pali della squadra ospite. 6 reti di vantaggio, 27-21 Lanfredi, il pallone per Shanderly. Di lei ora c'è la marcatura da parte di Giada Babbo. Pronta a tornare in campo Daniela Palarie, lo ha fatto qualche istante fa invece l'altra giocatrice per quanto riguarda il Bressanone. E ora c'è il tiro di rigore a favore del Teramo con Daniela Palarie, che proverà ancora la trasformazione, sempre contro Bettina Gruber. Gol da parte di Palarie, sesta rete personale, 22 minuti e 25 secondi da giocare per chiudere il match, 22-27 il punteggio, conduce la formazione campione Italia in carica. La parata ora da parte di Elisabeth Galletti sul tentativo di entrata da parte di Elisa Sozio. Mamet, fallo ai danni della giocatrice argentina. Bellu. Palarie. Shanderly. Ora Mamet. Pallone dentro per il tentativo da parte di Tarabello, la parata ancora da parte di Bettina Gruber, che va a neutralizzare anche il tiro dall'ala da parte di Chiara Canzio. C'è comunque un fallo, tiro di rigore a favore del Teramo. Spiegazione anche da parte di uno dei due direttori di gara nei confronti del tecnico Hubert Nessing, che stava protestando. Cambio in porta per Bressanone, fuori Bettina Gruber, dentro ancora Francesca Lucchin. Tiro e gol comunque da parte di Daniela Palarie, che va a segno. D'altra parte ancora la parata di Elisabeth Galletti, che è entrata bene in campo. 4 reti di ritardo da parte della squadra teramana nei confronti del Brixen. Comunque una buona prova fino a questo momento. Ora l'errore che non ci voleva da parte della giocatrice tunisina, che non si intende con le compagne, si perde l'azione d'attacco che avrebbe potuto portare la squadra abruzzese a meno 3. Con un bel recupero in questo secondo tempo, ricordiamo il primo tempo finito 22-14 per Bressanone,
parziale di questo secondo tempo di 9-5 a favore della squadra teramana. Si sta segnando molto questa seconda parte del match. Lo ricordiamo anche perché ovviamente la settimana scorsa abbiamo più volte sottolineato giustamente, mentre ora c'è il gol di Risa Sozio, la difficoltà offensiva da parte di Teramo contro Erice, ha chiuso a quota 14 quella gara per quanto riguarda il potenziale offensivo la squadra biancorossa. Ora fallo su Dorra Shanderly. Palarie, fallo commesso in attacco, infrazione comunque d'altra parte, il contropiede con il palo, tiro sul palo quasi a colpo sicuro da parte di Giada Babbo, e poi c'è la rimessa a favore del Brixen. Si sono consultati per un attimo i due arbitri, che ricordiamo essere Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno di Roma. Ricordiamo che dirigeranno anche l'incontro che seguirà questa partita, quella di Serie 2 maschile del girone B tra la Lions Teramo e il Cingoli, che è la capolista, 10 partite, 10 vittorie per la formazione marchigiana. Ora commessa infrazione in attacco da parte del Bressanone con il contropiede, con la parata da parte di Lukin su Olga Lanfredi. Due occasioni perse da parte della squadra teramana per poter andare prima sul meno 3 e ora sul meno 4. Si resta più 5 Bressanone con Giorgia Di Pietro, che non riesce a trovare la via del gol, ma trova un tiro di rigore che sarà effettuato dal capitano del Brixen su Tirol, ovvero Giada Babbo. Rete da parte di Giada Babbo, ha provato in tutti i modi, anche con tentativo disperato Elisabetta Galletti, di riuscire a neutralizzare questo tiro di rigore. Palla comunque in gol e più 6 di nuovo per Bressanone, 29-23, 18 minuti e spiccioli per chiudere questo incontro. Ora il gol da parte di Daniela Palarie, che trova il pertugio tra il piede della l'estremo difensore del Bressanone e il palo. D'altra parte, gran gol da parte della numero 20, la rumena Loredana Put, quinta rete personale, 24-30. D'altra parte ancora il gol di Shanderly, si torna a segnare con grande continuità, partita anche molto veloce, lo notavamo anche a fine primo tempo. E dall'altra parte il gol da parte di Vegni, si segna veramente tanto. Potremmo dire difese allegre, ma ovviamente poi c'è sempre la cartina tornasole: dove le difese sono allegre, magari è merito anche dei rispettivi attacchi che stanno segnando con grande continuità. 25-31 il punteggio, restano 6 le reti di vantaggio per il Brixen sul Tirol a 17 minuti e 10 secondi dalla fine del confronto. Abisher Sozio, il gol da parte di Elisa Sozio, quarta rete personale per la giocatrice alla destra 2004, in forza al Brixen su Tirol. Ora un recupero, gli arbitri stanno lasciando giocare, non fischiano molto, permettono questo ritmo alto di questo incontro. Tiro e il gol ora da parte di Daniela Palarie. Non ha marcatura in questo match. D'altra parte la traversa colpita da Giada Babbo, ma Brixen comunque concentrata. Dall'altra parte Lisa Sozio è riuscita a recuperare il pallone prima che terminasse fuori. Sarebbe stata rimessa per il Teramo. E poi la parata di Elisabetta Galletti su Put, che ci prova due volte. La seconda finisce fuori lo specchio della porta.
Dunque, meno 5 Teramo, anzi no, meno 6, 26 a 32. L'opportunità adesso di andare a meno 5 per la squadra allenata da Serafino Labrecciosa. Siamo sul 26 a 32 e siamo praticamente quasi a metà secondo tempo. Lancio lungo dopo la parata da parte dell'estremo difensore ospite con il gol da parte di Elisa Sozio. Ovviamente Brestanone è squadra che magari abbiamo detto può stare faticando rispetto alle primissime, anche se si trova a 4 punti dalla prima e 2 punti dal duo al secondo posto con 5 vittorie e 3 sconfitte, ma è pur sempre una squadra campione d'Italia in carica. L'anno passato ha conquistato anche la Coppa Italia. Ora la parata da parte di Lukin, il pallone che è terminato in rimessa laterale già battuta, Shandarli, tiro sul palo e il recupero difensivo da parte della squadra in maglia azzurra. Di Pietro, Abisher, il gol da parte di Nelly Abisher, è la prima marcatura di questa gara per la centrale terzino classe 2004 nella rosa del Brixen Südtirol, che ricordiamo nel prossimo turno di campionato sarà attesa da un'altra trasferta e si rinnoverà il duello che l'anno passato ha di fatto dominato la stagione. Trasferta a Salerno per la squadra allenata da Hubert Nessing. Abbiamo detto dei titoli portati a casa dalla formazione brissinese. Salerno invece ha conquistato la Supercoppa italiana. Shandarli, palla per Mamet. Shandarli, forse un'infrazione, poi fallo ai danni di Daniela Palari e 2 minuti per Giorgia Di Pietro. Secondo gli arbitri di aver commesso il fallo. La spinta, si rialza senza apparenti problemi la giocatrice, quasi superwoman della formazione teramana, ricordiamo classe 74, inossidabile. Mamet, Shandarli, dall'ala Lanfredi, il tiro, fallo ai danni della giocatrice Exeleno e tiro di rigore a favore della formazione biancorossa con Daniela Palarie. Tiro di Palarie sul palo, ancora Palarie, poi la parata in qualche modo da parte di Francesca Lukin. Fallita l'occasione da parte della giocatrice rumena, ma ormai italiana quasi a tutti gli effetti. Non ha un felice controllo Shandarli, che poi rischia di commettere infrazione. Gli prende il pallone Palarie che non riesce a trovare la via della conclusione, poi è stato un attimo di, voleva una ripartenza veloce il tecnico Nessing, che infatti si arrabbia. 8 reti di vantaggio comunque da parte della formazione del Brixen, 18esimo minuto, 12 alla conclusione. Tiro, ancora una bella parata da parte di Elisabeth Galletti sulla conclusione di Violetta Vegni. Palarie, commessa infrazione in attacco da parte di Daniela Palarie. Ripartire una sorta di contropiede da parte del Brissannone.
fermato. Sozio dall'ala, arriva il gol da parte di Elisa Sozio, che in questo secondo tempo è risultata spesso e volentieri decisiva, con due o tre reti dalla posizione di ala e anche con alcuni recuperi. Ora il gol da parte di Chiara Canzio, 27-35, tornano a trovare la via del gol le due squadre dopo alcuni istanti di pausa. Si era un po' bloccato il conto delle reti. Bressanone avanti di 8 marcature, 35-27, e c'è il time out richiesto dalla panchina del Brixen Südtirol con Hubert Nessing, che ovviamente cerca di tenere alta la concentrazione della propria squadra, perché ovviamente soprattutto in questo secondo tempo abbiamo visto che Teramo, quando prova a venire avanti e cerca, trova la necessaria continuità, è arrivata anche a meno 4 con palla per andare a meno 3. Ovviamente Nessing, soprattutto adesso che ci avviciniamo ai minuti finali, vuole evitare questi cali di concentrazione. ...35-27... 10 minuti e 58 per finire il match. Abisher si è ripreso a giocare dopo il time out richiesto da Hubert Nessing, tecnico del Brixen Südtirol. Ultima parte del confronto, poco più di 10 minuti per chiudere il match. Gol ora da parte della numero 20, ancora la rumena Put, sesta marcatura personale. Ahmet Palarie, Bellu, Chandarli, frazione commessa in fase offensiva da parte della squadra di Serafino Labbrecciosa, 27-36, siamo negli ultimi 10 minuti del confronto. E iniziano con il Brixen Südtirol con la palla in mano. Ora la giocatrice rumena Loredana Put, Abisher dall'ala, ancora il tiro di Elisa Sozio, la parata da parte di Elisabeth Galletti. Chandarli. Larie. Gira la palla la squadra di casa, che invece dopo ora il gol da parte della giocatrice tunisina Chandarli, diciamo che dopo due gare consecutive invece in casa giocherà in trasferta sabato prossimo per la 10ª giornata e sarà sul campo del Prato. D'altra parte la rete di Giada Babbo, probabilmente una delle migliori marcatrici per la formazione del Brixen. Bella azione ora da parte di Teramo, non finalizzata, col tiro di Olga Lanfredi che è terminato fuori dallo specchio della porta. Babbo, pallone per Di Pietro. Abisher, Put,
tesse la tela la squadra del Brixen, che poi va alla conclusione proprio con la giocatrice rumena. La parata di Galletti, recupera palla Teramo che può provare a ridurre lo svantaggio. Ora sono 9 le reti di vantaggio a favore della formazione ospite, con il tiro però fuori da parte di Chiara Canzio. Put. Tiro fuori da parte della giocatrice rumena, con il tecnico di fatto del Brixen, che adesso non sta utilizzando di fatto la giocatrice con la maglia numero 7, la sua migliore giocatrice da un punto di vista realizzativo, Esma Muratovic, atleta montenegrina, non oggi, che non ne ha segnate tante di marcature, ma è al terzo posto della classifica generale tra i top scorer, dopo la giocatrice di Prato, Yamu, che si troverà di fronte sabato Teramo, e l'atleta di Mezzocorona, Gislimberti. Di Prisco. Pallone per Chandali che si alza, va alla conclusione, traversa, colpita dalla giocatrice tunisina, con pallone che poi non rimbalza al di là della linea. Dall'altra parte Elisabeth Galletti riesce a evitare la marcatura da parte di Giada Babbo. Applausi da parte del pubblico sugli spalti per l'atleta di casa. Chandali, poi fallo in attacco fischiato alla giocatrice tunisina. Ancora un contropiede provato con Babbo. La marcatura da parte di Francesca Di Prisco. Evita che parta il contropiede della squadra ospite. Di Pietro. Tiro sul palo, diversi legni in questo secondo tempo colpiti da entrambe le squadre. Soprattutto nell'ultimo minuto e mezzo, un legno per il Brixen, una traversa colpita da Teramo a poco più di 5 minuti dalla conclusione del match. Di Prisco. Ora Daniela Palaria non riesce a controllare il pallone, ci può stare un errore all'interno della sua partita, comincia a essere probabilmente anche un po' stanca, atleta di casa. Di Pietro. Ora Di Pietro, il tiro, il gol da parte di Giada Di Pietro, altro gol bello da un punto di vista estetico, una bella conclusione che non ha lasciato scampo a Elisabeth Galletti, mentre Hubert Nessing è pronto a mandare in campo per gli ultimi minuti del match tre giocatrici, la numero 77 Vicky Ficoler, la numero 55 Sofia Katarina Kisenhofer e la numero 33 maglia numero 33 dovrebbe essere la numero 38 Rabanser. Indistinta viene segnata come numero 38. Mentre avanza Brixen con i 2 minuti ora per la giocatrice con la maglia numero 19, Olga Lanfredi, che potrà tornare in campo perché ne mancano 4 e 14 per chiudere il match. Ecco i cambi effettuati, dunque in campo Ficoler, Kisenhofer e la numero 33 Sophie Hofer. Ora il fallo ai danni della numero 22 Abisher. Eccola invece Marles Rabanser, che entra con la maglia numero 38. È chiaro che adesso, con 3 minuti e 52 da giocare sul 28 a 38 più 10,
tecnico Hubert Nessing vuole far giocare un po' tutte le sue ragazze a disposizione, togliendo quelle che hanno speso di più, mentre c'è il tiro di rigore proprio per il numero 33 Hofer, che lo sbaglia con la parata da parte di Elisabeth Galletti. Grande intervento ancora una volta da parte dell'estremo di casa. Si resta sul 28-38 più 10. Fatto Teramo in questo secondo tempo si è mantenuto in media, 14 nel primo tempo, 14 nel secondo tempo. Ha abbassato la propria media, ma comunque allungato nel punteggio. Brixen 22 nel primo tempo, 16 in questo secondo tempo fino a questo momento. Ora Shandar il tiro, la parata, c'è il fallo, resta in zona attacco la squadra del presidente Roberto Canzio. Fallo ai danni proprio della giocatrice con la maglia numero 10, Chiara Canzio. Ora gioco molto spezzettato, 2 minuti e 50, c'è l'inferiorità numerica da parte di Teramo che attacca con sole 4 giocatrici. Di Prisco prova la conclusione, la parata, c'è ancora il fallo su Di Prisco, c'è il rischio passivo, vedremo se non dovrebbe farcela rientrare almeno per i prossimi secondi Olga Lanfredi. In campo c'è anche con la maglia numero 4 Lucrezia Di Giulio, mentre ora c'è il recupero da parte di Brixen che in qualche modo fa arrivare il pallone dall'altra parte. Ficoler per il gol da parte di Rabanser, Marles Rabanser, terzino sinistro classe 2003, primo gol per lei, secondo stagionale per la giocatrice del Bressanone. 28-39 il punteggio, 11 marcature di vantaggio per la formazione campione Italia in carica, che mentre ora torna Olga Lanfredi, di nuovo 5 giocatrici di movimento per la squadra allenata Serafina Brecciosa per questi ultimi 120 secondi. Tornata anche in campo Daniela Palarie, tiro e il gol da parte di Daniela Palarie, marcature che servono ovviamente a rendere meno pesante la sconfitta, ma dall'altra parte c'è il gol da parte di Vicky Ficoler. Ventinove a 40 il punteggio, che ovviamente si è allargato a macchia d'olio in questo secondo tempo. Palarie, siamo per entrare nell'ultimo minuto del match. Shandarli, pallone per Palarie, finta il tiro, poi non riesce a trovare la conclusione. Tanto vi dico che il prossimo turno di campionato, decima giornata, sabato 3 dicembre, mezzo Corona Erice, Pontigna Casalgrande, Salerno Brixen, dunque scontro d'alta classifica, Mestrino Ferrara, Padova Cassano Magnago, e la gara a Prato per il Teramo, che tornerà a giocare qui al Pala San Nicolò per l'undicesima giornata di andata, l'ultima del girone di andata, al giro di boa contro Mezzocorona il 10 di dicembre. Poi si giocherà il 7 gennaio con la ripresa del campionato, la lunga sosta invernale, sempre in casa con Padova. C'è il gol ora da parte della numero 55 Kisenhofer, praticamente di fatto quasi tutte a segno le giocatrici del Bressanone arrivate, entrate in campo negli ultimi minuti, a dispetto solo della Hofer che ha avuto l'occasione, ha sbagliato il tiro di rigore, ma anche lei poteva trovare la via marcatura. Ora il lancio lungo, pallone arriva dall'altra parte e arriva il suono della sirena finale qui al Pala San Nicolò. Il punteggio conclusivo recita Teramo 29, Brixen su Tirol 41. La formazione brissinese sale a quota 12 punti in classifica, Teramo resta a 0 con la sesta vittoria stagionale, la terza fuori casa per la squadra allenata da Hubert Nessing. Si salutano le squadre, ovviamente il ringraziamento da parte di Matteo Falzon per la telecronaca e Marco Pediconi che ha curato le riprese, e un saluto anche da parte di Alessia Dell'Irocili. Buona serata a tutti.